Sono nel cortile di casa Morandi, buongiorno a tutti voi e oggi sono a presentarvi una festa particolare. Sono con Francesca Lievi e Pietro Ferrera che vi parleranno di questa festa che stasera avrà luogo qui in questo cortile. Buongiorno Francesca, voi fate parte di quale gruppo? Del gruppo Biblionet, in particolare Biblionet Eventi Estivi, che si occupa di organizzare degli eventi estivi qui nella biblioteca, in particolare nel Fuori Fuori, che è il bar nel cortile, nel giardino della biblioteca di Casa Morandi. E ci occupiamo di questo progetto Biblionet, è nato a settembre di quest'anno, in realtà anche quest'estate, ma era soltanto con gli educatori, in particolare Elena di Informa Giovani. E è iniziato a settembre di quest'anno, eravamo cinque ragazzi che si sono occupati di capire quali sono i bisogni dei giovani e cercare di dare voce ai bisogni dei giovani e ai desideri e quindi di riuscire a sfruttare meglio gli spazi della biblioteca e quello che ci offre Casa Morandi. Pietro, anche tu fai parte di questa associazione. Esatto. Qual è il tuo ruolo all'interno di questa associazione? Il mio ruolo è simile a quello di Francesca, appunto. Noi siamo le persone che stanno dietro l'organizzazione dei vari progetti e quindi niente, siamo quasi autogestiti, diciamo, perché abbiamo gli educatori comunque che un attimo ci indirizzano, però bene o male le cose le decidiamo noi, le organizziamo noi, anche le idee che sono venute fuori sono tutte venute fuori da noi e appunto siamo questo gruppo di 10 persone più o meno che organizza questi eventi. Da quanto tempo fai parte di questo gruppo? Io da gennaio, il gruppo è partito a settembre e c'erano Francesca e altri ragazzi, io sono arrivato un po' dopo, però mi sono messo subito all'opera, diciamo, e sono entrato anch'io nella classe alta degli organizzatori, diciamo. Da chi è promosso questo progetto? Allora, innanzitutto è un progetto del Comune di Saronno con il contributo di Fondazione Cariplo, poi abbiamo anche altre associazioni come ad esempio la cooperativa sociale A77 o l'Istituto Padre Monti o il progetto Radici e ovviamente la biblioteca di Saronno perché ci offre gli spazi. Tu hai già accennato qualcosa prima, ci dicevi che questo progetto è un po' rivolto ai giovani, ci puoi parlare meglio di chi sono i destinatari di questo progetto? Sono i giovani che frequentano la biblioteca, che non frequentano la biblioteca e che vogliono comunque scoprire questo luogo. E, giovani dai 15 anni fino ai 30, sì, 27-30. E sì, sono indirizzati a loro, ma ad esempio l'evento di stasera parteciperanno anche persone e giovani un po' più, meno giovani, un po' più grandi, perché è comunque un evento che attira. Il toga trash attira anche persone un po' più adulte. Sono state organizzate altre iniziative? Sì, venerdì 19 ci sarà un evento hip hop, il 26 è stato organizzato da lui tra l'altro. Allora sentiamo cosa ci dice. Appunto venerdì 26 luglio ci sarà una giornata sportiva e quindi si partirà dalla biblioteca con una Critical Mass per le strade di Saronno per poi tornare sempre al Fuori Fuori, ci saranno degli eventi, cioè dei tornei di pallavolo o di bocce oppure delle corse coi sacchi o delle corse con le mini biciclette, organizzeremo un percorso e quindi sarà tutto molto dedicato allo sport, ci saranno anche dei banchetti di vari gruppi di ciclisti ad esempio che daranno non so, corsi di primo soccorso per la bicicletta o cose di questo genere. Poi abbiamo già fatto altri eventi, che uno è stato un evento di Slam Poetry, che è questa nuova, oramai da un po' di anni c'è questa pratica appunto di recitare le poesie quasi come se fossero delle canzoni rap, diciamo.
e abbiamo organizzato anche un music forum sul punk, questo è stato a maggio e siamo stati soddisfatti per adesso degli eventi, speriamo anche il Toga riesca a portare gente anche ai prossimi eventi appunto. I giovani hanno apprezzato questi tipi di incontri e di eventi? Sì, soprattutto la Slam è stata molto apprezzata, infatti ci hanno fatto numerosi complimenti e anche questo in realtà molta gente abbiamo già sentito che comunque era contenta di vedere qualcosa di nuovo in giro per Saronno, perché alla fine un Toga Trash Party non è cosa di tutti i giorni. Voi avete già anticipato qualcosa, veniamo alla festa di stasera, all'evento di stasera, il Toga Trash Party, che cos'è? Il Toga Trash Party è un party in cui si è tutti in toga, riprendendo la moda di questi ultimi anni di vestirsi in toga e fare un party, e poi con sottofondo la musica trash, quindi la musica degli anni 80, Raffaella Carrà o altri capolavori della musica italiana un po' mixati dal nostro DJ, e sì, è così, è un party un po' strano, un po'... sì, sarà sicuramente divertente. Come ti senti con questa toga che indossi? Sicuramente pronta per stasera e niente, molto bene, fa un po' caldo. È la prima volta che indossi una toga? No, anche altre feste le avevamo fatte, però appunto è la prima volta che facciamo un toga party così in un luogo pubblico. I romani li hai studiati, li conosci? Credo, di ricordarmi qualcosa. Quindi possiamo fare anche una chiacchierata in latino, ci possiamo fermare in italiano? Possiamo fermarci qua. Possiamo fermarci in italiano, però il saluto in latino posso fartelo. Ave. Ave.